Ryu, il gorilla triste. Il 21 gennaio 2024 è morto Ryu, il gorilla simbolo dello Zoo Safari di Fasano, in Puglia, all'età di 54 anni, superando di molto l'aspettativa di vita tipica dei gorilla, che si aggira tra i 35 e i 40 anni, ma in cattività tende a durare di più. E Ryu, molto anziano e debole di salute, passò gli ultimi anni della sua vita solo, senza compagnia di altri gorilla, mostrando chiari segni evidenti di depressione. Morto il 21 gennaio, ma la notizia della sua morte è stata rilasciata dallo Zoo Safari di Fasano soltanto a luglio dello stesso anno. Ciao, buongiorno a tutti e benvenuti ad un mio nuovo video. Questa è la mia nuova rubrica Storie di liberazione animale. Ci sono ancora pochi video perché la rubrica è informazione, però se vi interessa l'argomento, mettete mi piace al video e iscrivetevi al canale, così farò nuovi video per voi e si accettano video richieste. E in questo video parliamo di Ryu, il gorilla più anziano d'Italia, vissuto fino all'età di 54 anni. Ryu era nato in Kenya attorno agli anni 70 ed era stato rapito nel 1975 a Nairobi, quando era ancora solo un cucciolo. Praticamente ha vissuto i primi anni della sua vita in libertà con la sua famiglia e altri gorilla, per poi essere strappato brutalmente e portato in un circo. Secondo quanto dichiarato dai responsabili dello Zoo Safari di Fasano, che hanno preso il gorilla dopo che era stato al circo, hanno detto che lì lo avevano trattato bene, quasi come un essere umano, e che non aveva fatto spettacolo. Io credo poco a questa dichiarazione perché principalmente se questo gorilla è stato rapito dal Kenya e portato in uno zoo in Europa, dubito che sia stato preso soltanto per comportarsi come se fosse un cagnolino domestico. Sicuramente lo avranno chiuso in una gabbia e non lo avranno trattato da gorilla. Gli era stata comunque tolta la sua identità, la sua voglia di vivere e essere un gorilla libero. Ryu, inoltre, non era stato rapito da solo, ma assieme ad un altro gorilla cucciolo, Pedro, con cui aveva vissuto assieme prima al circo e poi allo zoo. Pedro e Ryu erano rimasti al circo Merano fino al 1994, anno in cui entreranno allo Zoo Safari di Fasano, in Puglia. Sono stati in compagnia fino al 2008, quando Pedro è morto improvvisamente, lasciando da solo Ryu. E Ryu, dopo la morte di Pedro, con cui avevo un forte legame perché era l'unico gorilla con cui era stato fino a tutti quegli anni, mostrava evidenti segni di malessere e di depressione, tanto che era stato soprannominato il gorilla triste e aveva dei comportamenti anomali e che suscitavano l'interesse dei curiosi, dei turisti, ma questo faceva spettacolo e soltanto gli animalisti si erano preoccupati per le condizioni di questo gorilla, facendo petizioni, raccogliendo firme, però questo non era servito a nulla perché il gorilla iniziava ad essere molto anziano e non era possibile una sua reintroduzione in natura dopo che aveva passato tutta la sua vita in cattività. Quindi lo Zoo Safari di Fasano aveva optato per l'introduzione nel suo recinto di una compagna che gli avesse tenuto compagnia fino agli ultimi suoi giorni. Ryu, il gorilla triste dello Zoo Safari di Fasano, avrà presto una compagna con cui condividere le giornate, invecchiando insieme serenamente e tranquillamente. La condivisione della vita con un consimile dovrebbe scacciare, una volta per tutte, la tristezza dagli occhi di Ryu. Questo era nel 2023 che c'era stata questa promessa che Ryu avrebbe avuto presto una compagna, una gorilla anziana, cosa che non c'era mai stata. Ryu dal 1994 aveva vissuto in quel recinto, osservato da tantissimi curiosi, gente che non rispettava le regole e gli lanciava il cibo, che gli urlava o gli rideva contro, magari gli faceva i versi del gorilla. Il fatto è che lo Zoo Safari di Fasano si vantava di avere questo gorilla perché era il più anziano d'Italia e quindi sostanzialmente gli piaceva averlo lì perché attirava soldi e attirava turismo.
Infatti la motivazione per cui esistono questi luoghi sono i soldi, il fatto che comunque c'è un giro di persone che vanno a vedere questi animali. Pew era parecchio anziano, aveva superato i 50 anni, stava iniziando ad avere gravi problemi di salute al cuore, era sempre più triste. Si sentiva sempre solo. Dai video che vi ho mostrato e che vi sto mostrando si vede palesemente la sua tristezza. E Ryu morì solo il 21 gennaio del 2024. E lo Zoo Safari di Fasano, pur avendo una pagina social in cui pubblica contenuti, non aveva scritto nulla riguardo alla sua morte. Pochi mesi dopo la morte del gorilla era arrivata una famiglia di api gorilla ad attirare pubblico ed è stata la segnalazione di alcuni turisti abituali che avevano chiesto dove era Ryu, dove era il gorilla triste, dove era il gorilla più anziano d'Italia, perché erano venuti apposta per vederlo. E allora, dopo diverse lamentele, hanno dovuto dire la verità che era morto a gennaio. Questo è l'esempio di un contesto di uno zoo safari e ho fatto il video anche su un delfinario su SeaWorld e sulla storia di Tilikum, dove qui abbiamo due atteggiamenti opposti. Da un lato ho raccontato la storia del gorilla che alla cattività ha reagito abbassando le difese ed andando in depressione. Invece Tilikum aveva reagito in modo opposto, con dei comportamenti aggressivi e uccidendo delle persone. Siamo nella stessa situazione perché si tratta di due animali che sono detenuti in cattività e che hanno reagito in modo opposto. Perché sì, è vero che Ryu non veniva usato per fare spettacoli, per ballare, però era costantemente sotto gli occhi di persone ed è veramente stressante. Quindi io concludo questo video ricordando la storia di Ryu e ci vediamo a nuovi contenuti interessanti. Ciao!